In prima fila Rengada Jet, in seconda Retarezza e Ravelbigi, numeri 1 e 7 legati dal rapporto di scuderia. Retarezza, Antonio Di Nardo in sediolo è la favorita. Partono piano Ravelbigi e Romina Loes, con prudenza anche Revel HBD. Revasca Jet, facile al comando, scavalcando Ritariz, poi Reality Matley e Rengada Jet. Si va impiegata con Revasca Jet, battistrada dopo 200 metri in 15.4. Alle sue spalle Ritariz, la leader che va a riprendere subito in mano al largo Rabanera, che punta in avanti. Anticipata però da Retarez, che chiede strada a Revasca Jet, dopo 400 metri in 32.8 scivola al comando. Dopo 500 metri leader Retarez, seguita da Revasca Jet, poi Reality Matley con al fianco Rabanera. Quarta in corda segue Rengada Jet, poco più di 48 i 600 iniziali, si scopre anche Ravelbigi, che va a formare pariglia con Romina Lewis. 800 in 1.4 abbondante, 16 impiegata. Ritarezza che guida davanti alle tribune, sempre tallonata da Revasca Jet, al cui esterno si va a profilare Rabanera dopo 1000 metri in 1.19.7, 15.3 la frazione. 900 metri alla conclusione, si vanno a formare le pariglie con Ritariz che giostra con il cronometro. Revasca getta alle sue spalle con destra libera perché Rabanera non va oltre Reality Matley, 16.6. Il parziale per iniziare l'ultimo giro, la mossa dal fondo del gruppo da parte di Rebel HBD che va a girare Rabanera. Ma davanti il ritmo tende gradualmente ad aumentare, Ritariz, Revasca Jet, poi Reality Matley, 15.9 il paletto, ma da interpretare con la leader che inizia ad accelerare al mezzo giro conclusivo. Revasca Jet nella sua scia, al largo si fa molta fatica sul cambio di ritmo, imposto in avanti a Ritariz che spara 14.4 di là. Poco più di 2.6.5 il miglio iniziale, da 1.19.2 si viaggia, Ritariz in fuga, 2 meglio di Revasca Jet, l'errore di Reality Matley che lascia Romina Lewis avanti a Rengada Jet, Ritariz in chiarissimo vantaggio, a 150 la conclusione, Ritariz che domina la compagnia, si afferma nettamente, Revasca Jet è seconda, mentre per la terza moneta Romina Lewis si salva da Rengada Jet. 2.35.5 il totale, 28.9 la chiusa, 1.17.8 i due giri di pista, scendeva nettamente di categoria Ritariz, da che c'è Antonio Di Nardo che raddoppia i successi del pomeriggio. Ma il training e la proprietà sono di Luca Esposito. Al secondo posto termina il numero 6 Revasca Jet, al terzo il numero 5 Romina Lewis, 1, 6, 5 l'arrivo della quinta.